Allora, il mondo dell'imprenditoria, della ricerca in ambito salute che incontra la scienza e la cucina, un fatto un po' insolito. Sì, è un fatto insolito ma importante perché alla fine ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza con il diabete. L'unica maniera per approcciarla è a 360 gradi e la cucina è fondamentale. Noi come azienda farmaceutica vogliamo fare parte di questa soluzione a 360 gradi, per questo l'iniziativa anche con Chef Stellati di portare il meglio del Made in Italy anche ai diabetici. Ecco, un'azienda farmaceutica che esce un po' dai canoni però della comunicazione classica, dovuta da qualche cosa in particolare oppure da questo step legato direttamente al diabetico? No, dunque fa parte della nostra visione di essere partecipi più, di avere un ruolo più ampio sulla salute dei nostri pazienti, che non sia limitato solo a portare il farmaceutico ma a gestire la condizione a 360 gradi, e continueremo in questa direzione perché è l'unica maniera per veramente portare il risultato al paziente e al sistema sanitario. Quindi ricerca a monte della storia comunque della farmaceutica italiana e comunque internazionale. Ma le faccio una domanda specifica sulla farmaceutica che è leader in Europa, quella italiana, con dei punti di riferimento molto forti che sono proprio dati dalla ricerca e dallo sviluppo negli ultimi 40 anni, quindi anche in corrispondenza dei 40 anni del sistema sanitario nazionale. Oggi dobbiamo cominciare a risparmiare, il paziente, il popolo chiede risparmio. Allora, assolutamente ed è giusto che ci sia risparmio, deve fare parte della ricerca di sviluppo, cioè ad oggi la ricerca di sviluppo deve incorporare anche l'aspetto economico della salute, quindi non solo l'innovazione puramente, diciamo, scientifica della molecola, ma anche l'impatto che può avere sul sistema sanitario, sul paziente, sul valore per la società. Tutto questo deve fare parte della ricerca di sviluppo, non è un rallentare la ricerca di sviluppo, ma accelerarla con nuove dimensioni e nuova innovazione a 360 gradi.